Easy to Rich e scoppia la polemica a sollevare il polverone mondo Gino Lisa, che evidenzia come gli orari dei pullman non coincidono e dunque non sono utili allo scalo foggiano. In sostanza, il servizio denominato Easy to Reach, ideato dalla Regione Puglia con la collaborazione di Aeroporti di Puglia, che connette tutti gli scali pugliesi con le principali località della Puglia per tutta l'estate con dei pullman diretti, non prevede orari che vadano a coincidere con i voli dall'aeroporto Gino Lisa. Un servizio fondamentale e utile, dicono da Mondo Gino Lisa, soprattutto allo sviluppo e alla crescita anche dell'aeroporto di Foggia e di tutto il territorio della Capitanata. Purtroppo però, continuano dal Mondo Gino Lisa, per la messa in opera dell'iniziativa non sembrano essere stati analizzati gli orari dei voli operati presso l'aeroporto di Foggia, perché le corse partono e arrivano in orari completamente sfasati. Nello specifico, nella giornata di sabato non viene effettuata nessuna corsa dal Gargano compatibile con l'unico decollo, il Milano-Linate, previsto in quella giornata, perché il pullman arriva al Gino Lisa 15 minuti dopo l'orario di partenza del volo. Il sabato è una giornata molto importante per il ricambio turistico nelle strutture ricettive e non è possibile non rendere disponibile almeno un collegamento utile. Gli orari delle corse dei pullman da e per Castel del Monte risultano incompatibili con tutti gli orari settimanali dei voli operati dal Gino Lisa. Per i collegamenti con Cerignola non c'è nessuna corsa compatibile con il volo più importante della giornata, ovvero il Milano-Linate. Essendo Easy to Reach un servizio molto importante e fondamentale per il turismo, nonché finanziato con fondi pubblici a servizio della cittadinanza, commenta Sergio Venturino, presidente di Mondo Gino Lisa, la nostra associazione ha già formalmente scritto a Cotrap richiedendo un intervento immediato per rivedere gli orari, evidenziando che una mancata azione di modifica andrebbe a comportare la certezza di rendere l'iniziativa inefficace ed inutile, con conseguenti corse effettuate a vuoto, rendendo dunque vano il progetto che invece la Regione Puglia ha promosso e continua a finanziare.